occasioni, anche dall'incontro di oggi, dei suggerimenti e delle indicazioni che vadano, diciamo, nello spirito della consulta, come ricordava prima Riccardo Borghero, che è quello per una parte di informare e di rendere, diciamo, edotte le persone che ci ascoltano dei fenomeni, ma anche di suggerire dei comportamenti virtuosi che ci aiutino a sconfiggere questi pericoli che possono, ripeto, mettere in discussione non solo l'economia di questi settori, ma anche la salute dei cittadini. Mi fermerei qua, ecco, perché sarebbero molte le cose da dire, e chiamerei in causa subito, se è pronto, ha fatto ginnastica, lo vedo bello tonico, Antonio Pergolizzi, chiedendogli come prima domanda, cercando, mi chiedo scusa se dovrò farmi dei segnali, ma ad 8 minuti vi prego di chiudere. Ecco, la prima questione che vorrei che tu trattassi è cos'è questo concetto di ecomafie? Che cosa si intende per ecomafie? Cosa intendiamo noi, cosa intendi tu e quelle persone che come te si occupano di queste questioni di economia circolare? Perché questo tema dei rifiuti è così importante? E perché le mafie si sono, diciamo, prese il carico di affrontare questi problemi e di dare delle risposte che magari qualcun altro non ha dato? Chiedo scusa in anticipo a te, perché ti ho fatto delle domande di carattere generale che richiederebbero un seminario di una settimana, e a te chiedo generosamente di stare nei minuti che abbiamo assieme concordato. Ti lascio la parola, ti ringrazio ancora, e a tutti chiedo, se ci sono delle cose che non sono chiare, scrivete in chat e cerchiamo di rendere più proficuo possibile questo nostro incontro. Buon lavoro a tutti. Antonio, a te la parola. Grazie Roberto, grazie per Paolo, grazie a tutto Avviso Pubblico per questo invito, ringrazio la Camera di Commercio di Verona per questa opportunità. Ovviamente un piccolo imbarazzo nel condividere il parterre con un magistrato del calibro di Giancarlo Caselli, per me è abbastanza imbarazzante, proverò a fare del mio meglio per essere all'altezza. Diciamo, come hai già accennato Roberto, è un tema molto molto complesso e meriterebbe più spazio. Io provo in 9 minuti di dare qualche spunto interessante, ovviamente mi fai un gestaccio se vado oltre. Intanto, diciamo, il crimine ambientale è essenzialmente un crimine d'impresa. In generale, diciamo, tendiamo a schiacciare un po' il termine ecomafia, comunque criminalità ambientale sul ciclo dei rifiuti, ma è un crimine, diciamo, che riguarda la gestione violenta delle risorse ambientali, ed è nient'altro, possiamo dire, che è un'esasperazione violenta di un processo di accumulazione di capitale che si muove molto spesso anche all'interno dei confini della legge. Quindi, diciamo, è un'esasperazione violenta già di un modello economico che tende a sovrasfruttare le nostre risorse ambientali, con tutti, diciamo, le conseguenze di cui stiamo parlando proprio oggi, a ridosso, diciamo, dell'ultimo COP26, di quello che abbiamo visto, delle conseguenze ambientali di cui purtroppo siamo chiamati ad affrontare in termini rapidi. Quindi, diciamo, il criminalità ambientale esaspera un'emergenza ambientale che è ancora in corso. Il ciclo dei rifiuti è sicuramente uno dei settori più colpiti. Perché? È stato, diciamo, uno dei più colpiti perché è stato forse uno di quelli che ha lasciato più alla mercé dell'improvvisazione. Quindi, diciamo, ha una logica della gestione dei rifiuti basata sostanzialmente sulla minimizzazione dei costi attraverso una logica dell'allontanamento che ha in qualche modo lasciato spazi enormi, sterminate praterie, dove il malaffare e forme di improvvità, imprenditoria spregiudicata si è potuta inserire. Diciamo, il malaffare si è inserito in questo vuoto mastodontico, un vuoto che è un politico, ripeto, che è un vuoto industriale e un vuoto economico. Non dimentichiamoci che la prima normativa seria di gestione di rifiuti all'interno di una cornice sostanzialmente innovativa e virtuosa data 1997 col decreto Ronchi. Fino al 97 abbiamo gestito i rifiuti, soprattutto quelli industriali, diciamo, attraverso l'improvvisazione. Per capire come si muovono i trafficanti di rifiuti e il malaffare occorre innanzitutto capire cosa sono i rifiuti. I rifiuti, la caratteristica dei rifiuti, cioè la classificazione dei rifiuti, non deriva dalla loro caratteristica intrinseca, cioè dalla qualità merceologica, ma deriva da una scelta. Quindi il rifiuto è qualsiasi sostanza di cui il produttore, diciamo il detentore, si disfa o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi. Quindi è legato essenzialmente ad una scelta. Per questo qua è fondamentale ribadire che nel processo delle scelte, già a monte di quando si producono gli oggetti, si possono svolgere quelle azioni importanti già nella prevenzione. Ma sostanzialmente è importante in questa fase perché? Perché si classificano in due grandi categorie. Rifiuti urbani, che sono quelli di competenza pubblica, e i rifiuti speciali sono quelli, diciamo, di competenza privata. Quindi i rifiuti urbani sono quelli che produciamo noi nelle nostre utenze domestiche,
erano caratteristiche appunto che rientrano all'interno del primo della privativa, quindi sono responsabili comuni o consorzi di comuni, quindi il cappello è quello pubblico. I rifiuti speciali invece sono rifiuti gestiti dal libero mercato e quindi diciamo sono un costo per le aziende che li producono e sono un ricavo per le aziende invece che ne curano la gestione. Il rapporto tra queste due grandi categorie è di 15 a come dire, 15-20, 80-85, quindi più dell'80%, 80-85% dei rifiuti sono di derivazione industriale, sono i rifiuti speciali che sono lasciati al libero mercato. Questo ci dice molto anche sulla percezione che c'è nell'opinione pubblica. Molto spesso si dà enfasi alla gestione dei rifiuti urbani, che sono questa piccola fetta che rappresenta il 15% del totale dei rifiuti prodotti ogni anno. Quindi è chiaro che i trafficanti cosa sono? I trafficanti sono dei mediatori, si insinuano, diciamo, nella logica di mettere insieme domanda e offerta, sia all'interno del mercato pubblico, che quello della gestione dei rifiuti urbani, sia all'interno del mercato privato, che quello della gestione dei rifiuti speciali. Quindi sono dei problem solver, sono micidiali perché dispongono di molto denaro, dispongono di molte, diciamo, di relazioni ad ogni livello e soprattutto si muovono nelle falle dei meccanismi di regolazione, cioè loro si muovono dove ci sono spazi, surfando tra le criticità non solo delle norme, ma anche dei deficit impiantistici e dei fallimenti di mercato, dando delle risposte a bisogni concreti. Quindi si muovono sia nel mercato dei servizi e fornitori relativi ai rifiuti speciali, sia nell'infiltrazione degli appalti, per la gestione degli urbani con tutto ciò che ne consegue. Si muovono, ripeto, esattamente negli spazi dell'indeterminatezza, cercando appunto di trovare gli spazi opportuni. Pensate che attraverso la stima che fa REF, un centro di ricerca con cui collaboro, rispetto ai quantitativi di rifiuti che non trovano una collocazione all'interno di un perimetro ottimale, quindi di un ambito territoriale ottimale, i rifiuti che vagano alla ricerca di una buona collocazione sono circa 2,1 milioni ogni anno. Pensate, è lo stesso quantitativo sequestrato nel 2020 dalle forze di polizia. Quindi lo stesso quantitativo di rifiuti, diciamo, che è stimato, che non ha un centro di un impianto di collocazione prossimo, e questi quantitativi equivalgono ai quantitativi effettivamente sequestrati dalle forze di polizia nel 2020. Questo per dire quanto è importante, come dire, la capacità di sistema di offrire delle risposte a delle esigenze concrete che sono soprattutto quelle delle aziende di avere impianti di gestione e trattamento di rifiuti in un mercato competitivo. Ogni anno stimiamo come Legambiente un business che è intorno ai 3 miliardi di euro del malaffare legato al ciclo di rifiuti ed è un fatturato stimato sicuramente per difetto. Le mafie sono degli attori formidabili in questo sistema, quindi non sono gli unici, perché è un tipo di criminalità essenzialmente imprenditoriale, quindi i trafficanti si muovono attraverso società, quindi sono società iscritte alle camere di commercio, sono società che molto spesso troviamo che hanno addirittura delle certificazioni ambientali, quindi sono vere e proprie società con partite IVA che si muovono al cavallo tra il lecito e l'illecito. Appunto, quindi oltrepassando il confine a seconda delle esigenze. Quindi è un crimine soprattutto economico e diciamo, le mafie hanno svolto un ruolo importante inizialmente nelle loro regioni di provenienza, muovendosi inizialmente soprattutto nella fase della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani. Si sono mossi essenzialmente così, perché la raccolta e il trasporto dei rifiuti, soprattutto urbani, consente di intercettare gli appalti e quindi di condizionare le attività del pubblico. Sono soprattutto i soldi pubblici che hanno interessato le mafie sotto questo segmento economico. Poi, inizialmente, soprattutto la mafia, campana, soprattutto quella casertana, ha fatto il salto di qualità, individuando il grande business appunto nella fetta più grande della torta dei rifiuti, che è quella dei rifiuti speciali. E quindi si è posta a servizio di imprese, imprenditori del centro e nord Italia, quindi producevano rifiuti industriali molto spesso pericolosi, quindi difficili,
costosi da smaltire, offrendo delle risposte sbrigative attraverso il seppellimento nelle campagne tra le province di Napoli e Caserta, con gli effetti che abbiamo visto, che abbiamo raccontato purtroppo per decenni. Come dire, la terra dei fuochi non c'è bisogno che aggiunga altro. E la è riuscita a fare, appunto, intercettando un bisogno, soprattutto del tessuto economico produttivo delle piccole e medie imprese, la ricerca di sistemi di smaltimento di rifiuti. Questo per dire che l'importanza, e lo dico in un contesto in cui è importante capire anzi come il sistema legale può svolgere la propria parte, è che la forza del malaffare, dell'illegalità, è strettamente correlata all'incapacità del sistema di fare squadra. Per questo, dal mio punto di vista, è importante, fondamentale, spostare l'attenzione molto più a monte possibile, perché quando intervengono le forze di polizia e i magistrati, purtroppo la partita è già perduta. Quindi se noi riusciamo a restringere gli spazi, creare dei cicli integrati, sia della gestione degli urbani, degli speciali, sotto un'ottica industriale, noi togliamo spazio e le mafie e il malaffare non se la passano bene. Ti ringrazio molto per questa illustrazione che ci dà l'idea del volume di affari e anche della difficoltà, perché noi quando facciamo il primo atto nel 1997 vuol dire che abbiamo iniziato ieri ad avere una cultura del riciclo, della raccolta, dell'economia circolare e non semplicemente di produrre, consumare, buttare per riprodurre. Ecco, ma questo ragionamento che tu dici sulla rete, sul lavorare a monte dei problemi, introduce una seconda questione che io vorrei porti. Nel tuo blog, io in preparazione di questo incontro ho letto, e ti faccio i complimenti, delle cose molto interessanti che tu hai scritto. E tra queste un ragionamento sul PNRR per quanto riguarda gli interventi sul tema dei rifiuti. Il PNRR mette a disposizione 1,5 miliardi per impianti di gestione e di trattamento dei rifiuti, 600 milioni per progetti specifici, di questi il 60% lo destina alle regioni centro-meridionali che, ahimè, sono quelle che hanno dato le performance peggiori sul trattamento dei rifiuti. Allora, questa che anche tu giudichi una grande opportunità in questo articolo, non è esente però da rischi di impostazione e chiama in causa il comportamento delle istituzioni e degli attori sociali. Ti chiederei sinteticamente, perché l'articolo, io invito tutti ad andarlo a leggere perché è molto chiaro e contiene anche proposte, a sintetizzare questo ragionamento per chiudere poi con una terza parte che ti anticipo già riguarderà alcuni casi specifici sui quali magari possiamo soffermarci. Ecco, questa del PNRR, come possiamo non sprecarla come occasione? Questa è una domanda molto molto corposa. No, io nel mio articolo ho provato a ragionare sulla mancanza assoluta di programmazione. C'è un po' un vago del sistema, è quello di considerare che tutti i problemi possono essere risolti a furia di soldi, di quattrini. È un po' una logica da economia lineare. È un po' questo il rischio, è che si riprendano gli stessi errori fatti con l'economia classica, neoclassica, quindi pensando che sia sempre un problema di denaro, interpretando male il pensiero addirittura di Keynes. In questo caso, il Ministero se ne è uscito ovviamente con la solita fretta, considerando, ha messo sul tavolo 1,5 miliardi di quattrini per impianti, all'impiantistica destinata ai rifiuti, più 600 milioni di euro per progetti faro, pensando che il problema fosse quello dei quattrini. Non è un problema di soldi, fino ad oggi non si sono fatti gli impianti, soprattutto al centro-sud, non perché mancassero i soldi, perché manca completamente una programmazione a livello nazionale. Questo non lo dico io, lo dice l'ARERA, l'autorità di regolazione che l'ha potuto misurare. Manca nel nostro paese una pianificazione pluriennale sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, che significa, lo ripeto ancora una volta, considerare non solo i rifiuti urbani ma anche i rifiuti speciali. Quindi manca una programmazione, ripeto, lo dice anche ARERA, lo dico tutte le autorità competenti, così come manca una cabina di regia a livello nazionale, per cui non si riesce a capire in quale modo questi finanziamenti possono risolvere quale problema, visto che manca un quadro di riferimento nazionale. Il problema, per capirci, non sono le discariche in sé, ma il sistema che ha gonfiato le discariche di rifiuti, perché paradossalmente
Se gli impianti non sono previsti all'interno di una programmazione di sistema a monte, quindi capaci di attivare filiere efficienti, possono servire soltanto ad alimentare la confusione, l'entropia, o addirittura ancora peggio ad alimentare il malaffare. Quindi il problema è che gli impianti, così come la tecnologia, contrariamente a quanto può pensare il ministro Cingolani, sono degli strumenti, non sono un fine. Questo è l'errore concettuale. L'impiantistica deve essere uno strumento per soddisfare una visione, un fine. Manca il fine, manca la visione, manca la chiusura di un ciclo integrato. Quindi è il fatto di disseminare il territorio di soldi per finanziare impianti senza una pianificazione a monte è assolutamente deleterio. Da questo punto di vista io mi chiedo al ministro Cingolani, non sarebbe stato sufficiente prendere i piani già regionali in vigore e finanziare la chiusura del ciclo? Questa qua è una delle prime domande che faccio. Un altro errore concettuale diciamo, che fanno i bandi del ministero, perché stiamo parlando di questi soldi che il ministero li ha stanziati attraverso dei bandi. Ecco, diciamo, un altro nodo aperto di questi bandi è che ancora una volta si riferiscono soltanto ai rifiuti urbani. Quindi considerano ancora questo 15-20% di torta e non considerano anche la gestione dei rifiuti speciali. Il terzo nodo è quello che non si prende in considerazione la mancanza di mercati di sbocco, no? Quindi il problema della valorizzazione dei rifiuti molto spesso non è data da una questione tecnologica. Noi oggi siamo capaci di riciclare la qualunque, cioè in Veneto il riciclo dei pannolini, dei prodotti per l'igiene intima, diciamo, lo testimonia. Quindi noi siamo capaci di riciclare qualunque cosa e farne la qualunque. Il problema non è tecnologico, il problema è creare dei mercati di sbocco. Oggi, per esempio, i rifiuti da costruzione e demolizione, no, rimangono stoccati nei magazzini perché il trattamento, quindi il trasporto, la frantumazione, la marchiatura c'è, come dire, il finanziamento dei test di cessione, eccetera, eccetera, li rende non convenienti dal punto di vista economico, perché i materiali vergini costano molto di meno rispetto agli aggregati riciclati che devono passare, diciamo, dalle forche caudine di questo meccanismo per diventare materia prima seconda. Quindi è inutile fare impianti se poi non hai dei mercati di sbocco. I mercati di sbocco ci possono essere, cioè abbiamo già le leggi che non vengono applicate, a partire dalle leggi che stabiliscono i criteri ambientali minimi nella spesa pubblica, il cosiddetto Green Public Procurement, quindi lo Stato o, diciamo, il committente pubblico dovrebbe, come dire, indirizzare la spesa pubblica verso quegli oggetti, verso quella spesa green, attraverso i CAM, cioè introdurre nelle gare per la costruzione, diciamo, che riguardano la costruzione di manufatti, i criteri ambientali minimi, e questo non viene fatto. Così come non prende in considerazione che alcune di queste filiere sono gravate da schemi di responsabilità estesa del produttore. Quindi schemi che in qualche modo vogliono soddisfare il principio di chi inquina paga, sostanzialmente attraverso il contributo ambientale. Quindi un contributo ambientale che il produttore che immette un bene, in qualche modo serve a finanziare, diciamo, la raccolta. E quindi il senso quale dovrebbe essere? Che un produttore, diciamo, se immette prodotti, diciamo, meno riciclabili, paga di più di contributo ambientale. Ora la faccio molto, molto breve perché il sistema è molto più complesso, ovviamente. Ma di fatto, quindi, se io finanzio gli impianti, a chi li finanzio? Cioè, li gestisce il comune che diventa un attore economico sul mercato dei prodotti riciclati? Oppure i produttori che hanno già un contributo ambientale, quindi potrebbero non solo incassare il contributo ambientale, ma addirittura potrebbero vendere i prodotti riciclati, i materiali riciclati? Questo è un altro nodo che non scioglie, così come quello dei tempi stretti. Ovviamente tempi stretti vuol dire, diciamo, meno controlli, vuol dire deregolamentare, vuol dire semplificare, ma semplificare fino a che punto? Fino a che punto siamo, come dire, disposti a spalancare le porte? Sappiamo, e lo dicono tutte le autorità investigative, dalla DIA, dalla DNA, anche la Banca d'Italia lo ha messo nero su bianco, che i rischi di intromissione della criminalità organizzata sono fortissimi, che hanno interesse soprattutto a riciclare e a investire. L'altro nodo è quello, lo diceva prima Roberto, che il 60% dei finanziamenti va alla regione del sud. Io sono siciliano, quindi lo posso dire senza essere in qualche modo tacciato di partigianeria.
siamo le regioni che hanno fatto peggio e oggi ottengono il 60%. Quindi che messaggio diamo al paese? Che le regioni come il Veneto o come l'Emilia Romagna che hanno fatto meglio devono essere penalizzate? Anche questo è un tema. Cioè, regioni che hanno pagato, che hanno finanziato i propri impiantisti, la propria impiantistica attraverso, diciamo, la tariffa pagata dai cittadini, che oggi si vedono in qualche modo beffati da questo sistema. L'altro nodo, chi manca la partecipazione dei cittadini, manca la partecipazione dei cittadini. Il penultimo è che manca una strategia sulla prevenzione, non c'è. In sì, la logica è sempre produco rifiuto e penso a come riciclarlo. Non pensa a come prevenire il rifiuto. Il mio rifiuto è quello non prodotto. Questa logica incentiva la produzione di rifiuti, non lo disincentiva. E infine, l'ultima cosa, l'ultimo nodo che tocco è che quando parliamo di questi finanziamenti, parliamo di debiti. Cioè, la Commissione europea ha avuto accesso a questi soldi attraverso il mercato dei finanziamenti privati. Quindi sono debiti che scarichiamo sulle nostre generazioni, sulle generazioni future. È che è necessario che questi soldi, questi debiti vengano spesi nel modo migliore. Ecco, tu ci hai dato un quadro preoccupante anche perché è a tutti chiaro che se questi rifiuti non vengono utilizzati o correttamente smaltiti nella prospettiva di produrne sempre di meno, in qualche posto vanno a finire e quindi inevitabilmente finiscono dispersi nell'aria, nell'acqua, nel terreno e questo poi ne parleremo con il giudice Caselli, con conseguenze molto pesanti sul sistema agroindustriale e sulla nostra salute. Però ti chiederei anche per evitare che se ne tragga un quadro che è denso di problemi e il primo modo per curare un problema è riconoscerlo in quanto tale. Però ci sono anche dei comportamenti virtuosi e vorrei che tu ce ne parlassi perché qualche regione, qualche territorio, anche a legislazione vigente, ha saputo prendere delle posizioni che si sono rivelate poi efficaci, per esempio nel trattamento dei fanghi o delle acque. Prova a dirci alcune cose. E ultimo, ti chiedo, con una specie di sortileggio, di darci un suggerimento su quello che anche noi nel nostro territorio, in Veneto, per quello che tu conosci, che sicuramente alcune cose le ha fatte anche se i problemi non ce li nascondiamo. Cosa potremmo fare noi che ascoltiamo questa tua discussione? Mi metto nella testa degli imprenditori che hanno il problema di smaltire i rifiuti, dei comuni che non sanno più come gestire il tema delle discariche che nessuno vuole sotto casa sua. Cosa possono fare le organizzazioni sindacali quando vengono chiamate in causa? Ecco, non ti faccio una domanda che mi verrebbe, però te la dico, ma giusto per accennarla. È stato recentemente pubblicato il rapporto sugli incendi nel settore dei rifiuti ed è drammatico vedere l'incremento che c'è perché tra i modi per smaltirli è quello di ficcarli in un capannone, dar fuoco, far scomparire le tracce e poi magari prendere magari i soldi anche dell'assicurazione, creando. Quindi questo, a tutto questo rispondono le organizzazioni malavitose. Quindi se noi non colmiamo questi vuoti è chiaro che lì si inserisce la malavita organizzata. Però dacci qualche speranza, per favore, facci una magia. Dovunque c'è verità c'è speranza, esco così, quindi già conoscere i problemi già è il passo migliore. Sicuramente parliamo diciamo, di un sistema multilivello e questo, il tema dei rifiuti va affrontato nelle sue innumerevoli sfaccettature. Molto spesso è pieno di paradossi. C'è, cioè, uno dei paradossi, per esempio, che può riguardare il Veneto è il fatto che, soprattutto in territori che sono particolarmente dotati di impianti, il rischio è che diventino, diciamo, se gestiti malamente, diventano dei ricettacoli per riciclare in maniera illegale soprattutto rifiuti. Cioè, uno dei temi forti degli ultimi anni è il riciclo in nero, per esempio. Cioè, una volta il classico sistema alla Camorra Campana era seppellire rifiuti in un fosso. Oggi i trafficanti di rifiuti sono dei soggetti che conoscono il valore delle materie prime e si inseriscono nel mercato delle materie prime seconde, quindi delle materie, e quindi provano a inserire flussi di rifiuti nel mercato illegale. Quindi intercettano flussi di rifiuti, li fanno passare a impianti e, come dire, si muovono in maniera illegale a seconda di una gradualità di illegalità che non è sempre la stessa, ma che ha diciamo, un unico comune denominatore, che è quello di falsificare i documenti che accompagnano
i rifiuti. Quindi il classico girobolla che serve a far, diciamo, a figurare dei trattamenti che in realtà non avvengono. Ciò consente di moltiplicare il business illegale, perché l'illegalità della gestione dei rifiuti non riguarda solo lo smaltimento, anzi, la parte più importante riguarda l'acquisizione di appalti, riguarda la fatturazione illegale, cioè fatturare le fatture per operazioni non avvenute. Questa cosa consente a chi gestisce gli impianti, perché oggi i trafficanti gestiscono impianti, permette di simulare dei costi che in realtà non hanno avuto, quindi abbassare l'imponibile e frodare il fisco. Servono per riciclare denaro, un po' come si fa nella GDO, no? Con le emissioni di scontrini, servono anche per riciclare denaro sporco. Quindi è una molteplicità di sfaccettature illegali che servono appunto a contaminare anche il mercato dell'economia circolare. Quindi l'economia circolare in nero è un aspetto inquietante che riguarda soprattutto regioni che invece si sono dotate di particolari infrastrutture impiantistiche. Questo che vuol dire? Vuol dire che non basta fare gli impianti, occorre monitorare, seguire le filiere, quindi fare. E allora avere intanto una pianificazione a livello regionale che sia, diciamo, destinata a chiudere i cicli in un'ottica industriale e che ci siano, diciamo, processi di compliance, quindi di verifica e controllo che siano efficaci, non necessariamente giudiziari. Un tema interessante è quello della tracciabilità dei rifiuti e in Veneto, soprattutto, diciamo, io ho provato scrivendo con REF di tracciabilità, abbiamo cercato di individuare delle buone pratiche, le abbiamo individuate appunto in Veneto e a Venezia, dove Veritas ha messo in campo questo meccanismo, questo disciplinare appunto tramite una società che riescono addirittura a mappare il singolo codice CER ed avere una cartografia cognitiva del flusso di rifiuti e di energia straordinario. Quindi in alcuni pezzi del paese si fa questo, si fa a Venezia, adesso lo fa anche Contarina, lo stesso procedimento. Quindi ecco, in Veneto ci sono già attivati gli unici due casi interessanti, oltre a Era, quindi alla Emilia Romagna, di tracciabilità di rifiuti. Questa è una strada assolutamente da prendere, che non riguarda l'impiego di grande tecnologia, ma riguarda l'innovazione dei processi. Quindi la tracciabilità è sicuramente un tema cruciale. L'altro che riguarda sicuramente il presidio, il monitoraggio del territorio, che non deve essere di tipo militare, ma deve essere fatto di sinergia tra tutti gli operatori e le autorità di controllo. Quando dico di una programmazione che deve essere pensata sulle esigenze dei territori, è destinata a chiudere i cicli in un'ottica industriale e di valorizzazione. Ci sono innumerevoli casi di pubblica amministrazione che riesce, diciamo, attraverso la spesa pubblica, per esempio, a acquistare beni che derivano dal riciclo. Questi sicuramente sono aspetti positivi che vanno assolutamente enfatizzati. Così come la previsione di alcuni schemi di responsabilità estesa del produttore, diciamo, consente di migliorare l'efficienza del sistema. Ma il fatto di avere adottato degli schemi di responsabilità estesa del produttore, come avviene ad esempio per gli imballaggi o per i pneumatici fuori uso o per le apparecchiature elettriche e elettroniche, non esime da non verificare poi questi processi pensati ad arte in maniera ottimale, poi nella pratica non si trasformi, diciamo, in un ulteriore meccanismo di sofisticazione dell'illegalità come di fatto avviene. Quindi sicuramente il Veneto è una delle regioni che ha pensato a programmare e a pianificare. Probabilmente, va fatto uno sforzo in più, soprattutto nella chiusura del ciclo, soprattutto, diciamo, mettendo insieme un po' come ha fatto l'Emilia Romagna, si diceva prima, cioè il ciclo idrico con il ciclo che riguarda la gestione dei fanghi. Perché uno dei temi che rimane aperto in Veneto è quello della gestione dei fanghi. Fanghi che purtroppo arrivano anche da altre regioni, perché appunto il Veneto ha impianti di compostaggio, quindi di valorizzazione, ma il fatto che se non hai una filiera di tracciabilità, se non hai un sistema che, diciamo, che consente di monitorare i flussi sin dall'inizio, il rischio è che in questo mercato si inseriscano procedimenti, diciamo, illegali. Quindi un pensare un ciclo
idrico insieme, che contempli anche la gestione dei fanghi, è un fatto positivo, è una buona pratica. È una buona pratica che rischia di non finire sui giornali, perché è difficile pure da raccontare, però è una pratica che consente di avere alla fine un output, cioè un fango di depurazione di diciamo, reflui che può essere utilizzato per arricchire di sostanza organica i terreni. Se non si fa questo, il rischio è che nei terreni ci vada di tutto, e questo non deve accadere. Adesso io ti ringrazio molto, direi anche ai nostri imprenditori, adesso mi pare che si sia collegato anche Giancarlo Caselli, che saluto molto cordialmente, e di dire: quando vedete camion in lunga fila che scaricano materiali di incerta provenienza nei terreni, magari segnalate le cose, segnalate ai carabinieri, segnalate alla vostra associazione, perché noi abbiamo visto tante volte che a fronte di questa mancata programmazione arriva qualcuno che ti dice: amico, il problema te lo risolvo io, dammi 4 soldi in nero, e improvvisamente i rifiuti diventano per la mafia una fonte di ricchezza e, ahimè, però per il nostro territorio una fonte di problemi. Giancarlo Caselli, spero che mi senta, cenni di vita? Non sento Giancarlo Caselli, che dal telefono mi risulta però collegato. Il telefono spento, forse? Il microfono spento. Il microfono spento, sì. Accendere il microfono, Giancarlo Caselli, per favore. Adesso dovrebbe essere attivato. Adesso è attivato. Perfettamente posto. Allora, benvenuto al giudice Caselli, che ho già presentato prima, non lo presento a se stesso perché presumo che si conosca a sufficienza. Il giudice Caselli, lo ringrazio molto. Ecco, se ha sentito l'ultima parte del nostro ragionamento, c'è un collegamento, ahimè, molto diretto tra il trattamento dei rifiuti e il destino del nostro settore agroalimentare. Da diversi anni il giudice Caselli presiede il comitato scientifico della Fondazione, che si occupa di pubblicare, tra le altre cose, il rapporto sulle agromafie. Io, come prima domanda, direi, giudice, per la sua esperienza, per questi anni di lavoro, che cosa intendiamo oggi per agromafie? Qual è la dimensione del fenomeno? Io ho letto i dati dell'ultimo rapporto, mi sono venuti i brividi solo a pensare che cosa significa e che cosa può arrivare sulle nostre tavole attraverso l'arricchimento indebito e i danni che produce gravissimi alla nostra agricoltura e al nostro sistema alimentare e anche al nostro modello di Made in Italy, gravemente compromesso, diciamo, da questo tipo di interventi. Ecco, questa è una prima domanda sulla quale vorrei con lei fare un ragionamento, confidando appunto sulla sua esperienza, e chiedo anche lei, ho capito, faccio questo bruttissimo lavoro di chiedere a tutti di essere contenuti, quindi mi fermo per primo. Grazie ancora per essere con noi, giudice. Grazie a voi per avermi invitato. Comincio con una battuta, chiedo scusa per la banalità, ho ascoltato con interesse, figuriamoci, l'interesse di Pergolizzi, ma sono stato un po' disturbato perché accanto a lui in bella vista c'era il dorso di un libro intitolato Strumenti per pensare. Siccome non conosco questo libro e non so neanche quali siano gli strumenti che il libro illustra, se sono cacciaviti, penaglie, quant'altro, ecco, se poi cortesemente gli estremi del libro Pergolizzi mi può comunicare tramite l'amico Pagioli, sono curiosissimo. Ecco, sono curiosissimo. Scusate la digressione. No, siamo addirittura tutti in premessa. Già pensare oggi all'attività eversiva, poi trovare anche gli strumenti. A forza, andiamo avanti. Grazie. Ecco. L'agroalimentare è un settore portante della nostra economia. Il PIL nazionale ha come pilastro, come struttura portante, lo ripeto, proprio il business dell'agroalimentare, che tira, soprattutto grazie al Made in Italy, dico delle cose banali, che è il nostro fiore all'occhiello, il nostro miglior ambasciatore all'estero. Il settore agroalimentare tira, ma allo stesso tempo attira. Tira personaggi di ogni tipo, e quindi personaggi opachi, irregolari, illegali, al limite mafiosi. Ed ecco le agromafie. Da sempre, scusatemi,
da sempre, non soltanto in questi ultimi tempi, da sempre, da quando sono nate, circa due secoli fa, tanto per dare un dato quantitativo, cronologico, temporale, le mafie sono attratte dai settori in cui c'è da guadagnare bene e nello stesso tempo sono a bassa intensità espositiva, nel senso che c'è da rischiare poco. L'agroalimentare è un ideale brodo di coltura per queste, per chi voglia perseguire queste due, questi due obiettivi. Si guadagna bene, lo ripeto, ma nello stesso tempo c'è poco da rischiare, perché la normativa in materia, e arrivo già alle proposte con cui si dovrà concludere il nostro seminario, fa acqua da tutte le parti, è vecchia come il cucco, è ancora ferma, quando il problema dei problemi era quello dell'oste che mescolava un po' di acqua col vino. Oggi il mondo è cambiato, non sto a ricordarlo io. Essere fermi a una normativa che si riferisce a quei tempi è, se non un suicidio, sicuramente una grossa limitazione delle possibilità di difesa autentica della salute del consumatore. Comunque le mafie ne approfittano, fanno il loro mestiere. Naturalmente sono più mafiosi in abito militare, Coppola e Lupara. Queste immagini sono interessanti, folcloristiche, ma oramai non intedesuete. Sono mafiosi in doppio petto, colletti bianchi, che si avvantaggiano fino in fondo della globalizzazione, delle nuove tecnologie. E guardate, non dobbiamo fidarci dell'aspetto di contadini o quasi rozzi, dei vari Riina, Provenzano, eccetera, ostentatamente cercano di offrire per convincere noi e tutti gli altri. Non è così. Sono delle menti criminali, ma dal punto di vista criminale funzionano piuttosto bene. E se non funzionano loro, hanno una quantità enorme di soldi per comprare, arruolare cervelli di primo piano, soprattutto nel campo economico e finanziario, per quanto riguarda gli investimenti, il riciclaggio e via seguitando. Queste sono le mafie che hanno subito un'evoluzione che riguarda anche l'agroalimentare nelle sue articolazioni. Ieri praticavano pressoché esclusivamente il pizzo contro determinate, i titolari di determinate attività economiche e commerciali, eccetera. Oggi praticano ancora il pizzo, ma sempre più volentieri cercano di diventare soci del negozio prima soltanto talleggiato, o addirittura di rilevarlo, di diventare proprietari, magari dopo aver spolpato, senza magari, quasi sempre dopo aver spolpato a colpi di pizzo o di usura il titolare di quella. Con una conseguenza, oggi dilaga il grigio, non c'è più bianco da una parte e nero dall'altra. E col grigio che dilaga è tutto più difficile. Tanto più se il metodo, questo va detto anche con riferimento all'agroalimentare, con riferimento a qualunque comparto di cui confronti la mafia i veri interessi, l'agroalimentare è sicuramente uno di questi. C'è una sentenza di Cassazione che ci spiega, ci illustra come il metodo di intimidazione, di solito eclatante, roboante, cioè sia nutrito o si appoggi sul non detto, sull'accennato, sul semplicemente sussurrato, forme di intimidazione ancora più efficaci, dice la Cassazione, di quelle eclatanti, quando il non detto, il sussurrato, appena accennato, si ricolleghino ad un'organizzazione criminale di cui si conosce l'esistenza, di cui si conosce la capacità operativa, non soltanto localmente, ma anche sul piano nazionale. Ecco, nulla di drammatico, nulla di catastrofico, nulla di irredimibile, soltanto queste cose bisogna saperle per poter affrontare la realtà nella sua popolazione. Il risultato è che oggi è stato ricordato, con qualche tremito nella voce, per così dire, che il giro di affari delle agromafie è spaventoso. 21 miliardi di euro l'anno, con un incremento annuale del 10%.
nelle prossime settimane presenteremo il più recente rapporto sulle agromafie di Eurispes in collaborazione con l'Osservatorio di Coldiretti. Abbiamo dovuto sospendere questa presentazione a Covid e aggiorneremo le cifre, ma sicuramente non saranno cifre migliori di quelle che ho appena esposto. Comunque sia, quindi ecco, perché ecco, l'agroalimentare, le agromafie sono in controtendenza rispetto alla crisi. Anche perché le mafie, lo sappiamo tutti, ripeto, dico delle cose banali, non soffrono di crisi di liquidità e quindi sono pronti, grazie al Covid, a sfruttare le opportunità che la crisi altrui loro offre. Comunque sia, le agromafie coprono un arco, per così dire, che va dalla terra, allo scaffale, alla tavola, alla ristorazione. E come per tutte le mafie, anche per le agromafie, si parla sempre più frequentemente, è lecito parlare, di mafia liquida, cioè di una mafia che come l'acqua tende a penetrare dappertutto e ci riesce a penetrare, se non dappertutto, come se dappertutto. Quindi ecco che parlando di agromafie troviamo le mafie nell'acquisizione di terreni per produrre in proprio o con prestanomi o per avere i contributi che chi è proprietario di terreni può sperare di ottenere. Li troviamo nella gestione dell'acqua, fondamentale per l'agricoltura, lo sappiamo. Se ci sono problemi, se qualcuno fa ombra all'agromafioso, ecco, l'agromafioso sa bene come intervenire, sa bene quali scorciatoie percorrere. E qui, in agricoltura, il campo agroalimentare in particolare, ecco, i furti di attrezzature, di mezzi agricole, e ancora oggi la BGA. Sono presenti nel trasporto su gomma. Non solo sono presenti, lo controllano piuttosto intensamente. Sono presenti nell'indotto, fornitura di cassette, di sacchetti di plastica. I loro sacchetti di plastica di solito sono dannosi alla salute. Sono presenti sul versante della commercializzazione, della grande distribuzione, della distribuzione al dettaglio. Controllano, ci sono operazioni che per un po' fanno pulizia, ma poi riemergono come se niente fosse, i grandi mercati ortofrutticoli di Milano, di Fondi, di Vittoria. Riescono a imporre marchi e prodotti a alcuni esercizi commerciali. Rilevano direttamente, l'ho già detto, gli esercizi commerciali. Nella ristorazione sono particolarmente presenti, qualche anno fa tutti abbiamo letto che locali prestigiosi, noti ovunque nel mondo, di Via Veneto, erano nelle mani della 'Ndrangheta e della Camorra. Praticano forme sofisticate, subdole, di orientamento dei gusti del pubblico e del condizionamento delle ricerche. Sono specialisti nel rastrellamento dei finanziamenti pubblici nazionali ed europei. E figuriamoci come non sono attenti con i tempi che corrono, con le disponibilità che per fortuna sembrano profilarci all'orizzonte con riferimento al PNPP, al Piano Nazionale Ripartenza e Resilienza. Sono attentissimi, presenti sui nuovi orizzonti, il falso bio in modo particolare, il bio che per loro è falso bio, e gli acquisti online sempre più frequenti anche al settore agroalimentare. Infine l'Italian Sounding, che è un problemaccio, sono 100 miliardi di euro l'anno che vengono portati via al nostro Made in Italy, quasi 200.000 posti di lavoro sottratti ogni anno al nostro paese, è sicuramente caratterizzato da una massiccia presenza anche della mafia. In complesso gli effetti sono, parola grossa, ma lo sono, devastanti. Gli imprenditori onesti, che sono la stragrande maggioranza ancora oggi e devono continuare ad essere ovviamente la stragrande maggioranza, sono dalle agromafie danneggiate, danneggiatissime. Concorrenza leale e il mercato onesto sono
minacciati, avvelenati, i rischi per la qualità dei prodotti di tutta evidenza, di tutta evidenza sono le conseguenze, le ricadute sulla sicurezza alimentare. Tenendo ben presente che la capacità delle mafie, anche nell'agroalimentare, di rispondere, trovare risposte alle esigenze organizzative della produzione, si basa sul fatto che sono maestri per quanto riguarda la fornitura di servizi, anche per quanto riguarda quello sceno servizio che si chiama caporalato, per intreccio tra mafia e caporalato. Se mi permette, giudice Caselli, vorrei che ci fermassimo un momento, perché lei mi stavo fermando, sono arrivato prima di lei, Fagioli, grazie. No, io la ringrazio molto perché ha fatto una disamina molto completa della pervasività e dei pericoli, tra l'altro presentando questo incontro di oggi Alex Vantini di Coldiretti, quasi con le sue parole ci metteva in evidenza proprio i rischi che ci sono per l'imprenditoria agricola, oltre che per ovviamente gli imprenditori onesti, ma anche per la salute dei cittadini. Ma una delle cose che ci tocca da vicino anche nella nostra regione e nella nostra provincia è questo fenomeno drammatico del caporalato. Quando noi parliamo di caporalato abbiamo in mente la raccolta dei pomodori, abbiamo in mente il sud, abbiamo in mente la Puglia, l'area di Latina. In realtà sono state fatte delle indagini da parte delle forze dell'ordine, poi il comandante vedo che è assente, poi ce lo spiegherà lui, anche nella nostra realtà che sembrerebbe esente da questi problemi sono state trovate delle situazioni assolutamente inquietanti. Io ho visto girando sul sito di Coldiretti, anzi dell'osservatorio che lei presiede, che è stato firmato nel luglio di quest'anno un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Un protocollo peraltro promosso da mezzo governo, ministro degli interni, delle politiche sociali, del lavoro, delle politiche agricole, alimentari e forestali, che poi sottoscritto anche dal presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, oltre da alcuni osservatori, tra cui l'osservatorio sul sistema agroalimentare della Coldiretti. Ecco, io vorrei chiederle su questo tema, ci sono delle cose che in questo protocollo sono dette che si possono fare anche nella nostra realtà? E poi vorrei aggiungerle questo, per commentare questo, siamo in casa Camera di Commercio, quindi il luogo delle associazioni imprenditoriali, consumatori, professionisti e sindacati. Al quinto a linea della premessa c'è scritto: al fine di raggiungere nel minor tempo possibile i migliori risultati è indispensabile il coinvolgimento delle prefetture e dei comuni e la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle imprese agricole. Ecco, possiamo far vivere questo protocollo, diciamo, estendendone la firma anche alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali del settore e farlo vivere con gli impegni che i vari contraenti si sono assunti anche nel territorio regionale e provinciale di Verona? Ci dia qualche indicazione. Innanzitutto parto da quella realtà che lei ha saggiamente affermato come quadro, come premessa a ogni considerazione in tema di caporalato. È presente in agricoltura, se ne parla soprattutto con riferimento all'agricoltura, ma non è un'esclusiva dell'agricoltura. Altre manifestazioni del fenomeno troviamo e sono note nel settore dell'edilizia, dei trasporti, dell'editoria. Sono fatte strada nuove forme di intermediazione e sfruttamento nel settore dei servizi, ivi comprese le attività della cosiddetta gig economy, che trovano supporto organizzativo nelle più avanzate tecnologie digitali. Le note vicende giudiziarie dei food delivery ne sono un esempio e confermano la necessità di avere uno sguardo sui caporalati più largo di quello che vede soltanto l'agricoltura e è comunque maggiormente capace di penetrare la superficie situazioni apparentemente normali in quanto non collegate con attività mafiose ma che danno origine comunque mafia o non mafia a gravi violazioni delle normative in materia di lavoro. Ma c'è ancora un'altra considerazione che possiamo e dobbiamo fare: le migrazioni, per così dire, del caporalato.
Migrazioni anche di tipo territoriale, posto che diverse indagini della magistratura hanno rilevato condotte simili alle nostre, per così dire, perpetrate non solo in agricoltura, Spagna, Grecia, Francia, ma anche nella macellazione delle carni, Germania, e infine nell'edilizia e nella logistica. Quindi è un fenomeno europeo che probabilmente richiede, anche per quanto riguarda la repressione penale, un collegamento, una risposta comune europea. Dicendo, senza false modestie, che a tale riguardo la legge italiana offre, sembra offrire, una risposta molto efficace e dunque potrebbe essere utilizzata come modello, come punto di riferimento per promuovere l'armonizzazione a livello europeo della fattispecie incriminatrice, avvicinando i sistemi repressivi dei diversi Stati membri, che è condizione sine qua non per poter far fronte a ciò che ha carattere transnazionale o comunque presenza transnazionale. La seconda parte della domanda. Adesso bisogna che mi raccapezzi tra le mie carte, perché... La seconda parte era relativa al fatto di come possiamo far vivere questo protocollo coinvolgendo le associazioni datoriali e sindacali anche nei territori. Si tratta di un testo che noi abbiamo intitolato 10 tesi, vado a memoria e spero di non ricordare male. Osservatorio agromafie di Coldiretti, in collaborazione con l'ANCI, per l'osservatorio il soggetto trainante è addirittura Giovanni Salvi, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Per l'ANCI il soggetto trainante è... Insieme è stato elaborato un progetto che si chiama Dignità e Lavoro. È un progetto molto ambizioso che non posso illustrare tutto. Mi permetto di dire che chi fosse informato a leggerlo integralmente può accedere al nostro sito, al sito dell'Osservatorio Agromafie, che è facilissimo. Tutti i siti www.osservatorioagromafie.it si troverà tutto e di più di questo progetto. E il progetto non è possibile perché ho specifica risposta alla domanda in alcuni punti del, ma non riesco a trovare il progetto. Dovete avere pazienza. Con gli anziani pensionati. È importante sapere che fatica a raccapezzarsi quando hanno messo. Eccolo qua. No, non è ancora questo. Vabbè. Comunque, sono previste 3 aree pilota per valutare la praticabilità di questo progetto, che è di emersione di lavoranti irregolari, che però accettino di riemergere a certe condizioni, che sono lavorare per 9 mesi, poi rientrare nel loro paese con la possibilità, barra quasi diritto, di rientrare stagionalmente o anche per parecchi anni, in modo da assicurare regolarità e quindi immersione definitiva, regolarità consolidata della loro posizione. Una sperimentazione in 3 aree, che sono per la precisione Foggia, Saluzzo, in provincia di Cuneo, Piemonte, e Latina. È scritto nel nostro progetto Dignità e Lavoro la cooperazione con i comuni, con i soggetti datoriali, le associazioni e i sindacati. Proprio prevista questa iniziativa, questo lo chiamate protocollo, ma aperto alla conoscenza, all'integrazione, alla partecipazione di tutti e naturalmente alla partecipazione per il momento soltanto in queste 3 aree pilota di tutti coloro, forze datoriali, forze sindacali, forze associative che vogliano farlo.
Quindi io riuscirò a trovare qualcosa di più. Giancarlo Caselli, mi scusi, cioè io direi che noi potremmo suggerire alle associazioni di categoria del settore agricolo in particolare, ma anche i produttori agroindustriali, le organizzazioni sindacali, magari chiedo la collaborazione della Camera di Commercio, di fare magari un incontro specifico su questi temi, visionando il programma di lavoro e vedere se magari con l'aiuto di qualcuno dell'Osservatorio Nazionale possiamo analogamente sperimentare anche noi alcune di queste pratiche, perché poi faccio un'ultima domanda adesso a Giudice Caselli e poi passo subito al Comandante. Cioè la questione ce l'abbiamo in casa, è inutile nasconderlo, sono stati fatti delle precise azioni anche nella zona est della nostra provincia, trovando delle cose che non funzionano. Giancarlo Caselli, le chiedo un'ultima cosa prima di passare al Comandante. Dalla lunga esperienza che lei ha fatto adesso, non solo prima come magistrato, adesso in questo lavoro di presidente della fondazione che gestisce l'osservatorio, ci sentirebbe di darci qualche indicazione di cose che noi possiamo chiedere alle istituzioni o fare come forze imprenditoriali, organizzazioni sindacali, dei consumatori, dei professionisti? Perché è chiaro che un'azione la stiamo facendo, che è quella di far conoscere il fenomeno. Però non vorremmo, con la Camera, abbiamo detto più volte che il fine di questo progetto non è solo informare, è di poter misurare se alla fine del percorso questa azione ha prodotto dei risultati anche concreti nei comportamenti, nelle azioni, nel cambiamento della realtà circostante. Ecco, le chiedo anche lei una magia, come l'ha chiesta ad Antonio Pergolizzi, di darci qualche suggerimento. Ovviamente scherzo dicendo una magia, ma qualche sentiero da percorrere, sapendo che si dovrà far fatica, ma per i risultati noi la fatica la facciamo volentieri. Ecco, le do qualche minuto ancora, perché vedo che poi il comandante vuole. Grazie Fasoli. Parli di se vero. Sono un mago, e non credo di essere un mago, sono un mago disordinato, un po' imbranato, che trova le carte soltanto quando ha finito di parlare. Eccole qua, finalmente che mi sono venute. Adesso rispondo e brevemente chiedo scusa al comandante per il tempo che ancora gli rubo all'ultima domanda. Cosa da fare sono naturalmente moltissime. Le principali, secondo me, sono queste. Prima di tutto difendere la legge fondamentale che abbiamo in Italia contro l'agromafia e lo sfruttamento, cioè la 199 del 206 del 2016, e per perdere la completa, definitiva, compiuta affermazione, la dove ancora non ci sia verificata. Una legge che funziona, una legge che ci ha fatto fare degli importantissimi passi avanti, ripeto, è addirittura proponibile come modello in Europa. Ma a questo fine, ecco che mi ricollego alla domanda precedente, è necessario incentivare il dialogo tra il mondo del lavoro e quello imprenditoriale, con le forze dell'ordine e la magistratura, per provare ad anticipare le evoluzioni delle agromafie e dei loro affari in modo definitivo e non solo rincorrerle per arrestare i protagonisti. Un'immagine banale, un po' ridicola. Cerchiamo di scoprirli quando sono ancora in culla, in modo da poterli, immagino orrenda, soffocare mentre sono ancora, non muovono ancora i primi passi. Fondamentale è anche risolvere definitivamente le storture, le convergenze economiche che derivano da un mercato troppo spesso governato da pratiche sleali, come le doppie aste al massimo ribasso, che per fortuna sembrano essere state realmente cancellate dal nostro ordinamento con un recente provvedimento governativo. Poi 3-2, o gli svuota tutto, che sono, piace o non piace, la realtà è questa, sostanzialmente strategie, magari anche più banalmente specchietti per le allodole, per vendere sotto costo prodotti agricoli a tutto svantaggio dei produttori agricoli italiani. E sono strategie che gira e rigira inevitabilmente finiscono per strozzare la buona impresa e che devono essere definitivamente vietate, perché il caporalato, indirettamente finché vogliamo, ma relazione di causa ed effetto, indiretta ma di causa ed effetto, nasce anche di qua. La sfida può essere vinta se insieme alla repressione si sviluppa una coraggiosa e non più rinviabile presa di coscienza collettiva che permetta, lo ripeto, lo ribadisco, perché è sentire una stretta collaborazione tra sistema di produzione agricola di qualità e rispetto della legge. Ovviamente che tutto ciò sia maggioritario nel paese. Collaborazione con le forze dell'ordine, le istituzioni, le forze del lavoro, per espellere mafie, truffatori e criminali di ogni genere
ogni genere e nazionalità, è uno dei settori vitali dell'economia nazionale e del benessere collettivo. Chiudo dicendo, e non c'è retorica in quello che sto per dire, si può fare, in buona misura si sta facendo, possiamo vincere questa battaglia di democrazia e civiltà coordinandoci al meglio contro le agromafie, sostenendo ricerche e denunce coraggiose, e sostenendo i processi di riforma che permetteranno alle aziende agricole oneste di consolidarsi nei mercati globali e alla legalità di affermarsi in maniera definitiva. Perfetto. Posso sembrare parole retoriche, ma sono parole, prego di credere, personalmente sento che mi sembrano quelle, ci possono orientare nella direzione giusta. Non solo non ha detto parole retoriche, la ringrazio molto, ma ha esemplificato quello che è anche la mission del nostro lavoro, cioè noi attraverso questo prezioso progetto che stiamo cercando di realizzare, Camera di Commercio e Avviso Pubblico, vogliamo fare esattamente quello che lei ha detto, cioè costruire una rete della legalità organizzata che veda protagonisti le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, i professionisti, i consumatori, le banche, ma in stretto collaborazione con l'istituzione, con le forze dell'ordine. Ai nostri seminari hanno partecipato a più riprese rappresentanti delle forze dell'ordine, della prefettura, e hanno tutti dato un grande contributo, perché noi sappiamo benissimo e abbiamo accolto il loro grido di dolore dicendo: non pensate che il problema lo possiamo risolvere noi da soli. Sappiamo benissimo che le forze dell'ordine hanno un compito di repressione, di indagine, eccetera, ma questo lavoro di costruzione della rete, di collaborazione, ha bisogno del lavoro di tutti, e proprio per non lasciar soli le forze dell'ordine noi vorremmo che questo lavoro di rete si intensificasse. Quindi prima mi permettevo di dire, chiedo a Riccardo Borghero per suo tramite verso la Camera di Commercio di farsi carico, magari vediamo se nello specifico, come abbiamo provato a fare quando abbiamo discusso di usura, se possiamo prendere le migliori pratiche che ci sono in giro e magari anche dar vita nel nostro territorio, che è uno dei territori di eccellenza su questo settore, perché Verona sull'agroindustria credo che possa assolutamente competere a livello non solo nazionale ma internazionale, parlo del dolciario, parlo del vino, parlo di tutte le cose che voi conoscete, e quindi dobbiamo essere particolarmente attenti. Ringrazio ancora il giudice Caselli, e mi viene benissimo a questo punto, e sono molto felice che sia con noi, lo ringrazio che ci ha seguito fin dall'inizio. Darei la parola al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Verona, Pietro Carrozza, che saluto e che ringrazio, perché ci dia qualche ragguaglio: che succede a Verona, comandante? Cosa stanno accertando i carabinieri e cosa chiedete a noi, anche come organizzazioni sindacali, datoriali e associazioni, che possiamo fare in vostro aiuto? Grazie ancora, le do volentieri la parola. Le chiedo di stare anche lei una decina di minuti, se possibile. Subito dopo apriremo il dibattito. Preannuncio che apriremo, e chiedo alla regia quindi di predisporli, con un intervento in video di qualche minuto, fatto da un rappresentante della Consulta, che ringrazio, e poi la parola a voi e infine la conclusione dei relatori. Prego, comandante. Grazie intanto per questa opportunità che mi è stata data dalla Camera di Commercio, da Avviso Pubblico. Saluto gli altri relatori che hanno, insomma, ampiamente trattato sia le ecomafie che l'agromafia, per cui parlerò per differenza. Intanto, cosa fanno i carabinieri? I carabinieri sono assolutamente in linea con i tempi, perché abbiamo dovuto anche noi organizzare la nostra struttura per rispondere a delle nuove esigenze, quella di contrastare l'agromafia e l'ecomafia, tutelare l'ambiente. In questi giorni il G20, COP26 hanno posto proprio quello che ci siamo detti: la salute e l'ambiente e il futuro del nostro paese e della collettività al centro. E quindi i carabinieri hanno costituito il Comando Unità Forestali e Agroalimentari, che è la più grossa polizia ambientale che oggi c'è in Europa, e che si articola su più comandi: sul comando della tutela ambientale e della transizione ecologica, la tutela agroalimentare, la tutela della biodiversità e dei parchi, con dei raggruppamenti destinati proprio a tutelare parchi, biodiversità, e a garantire che non ci sia l'importazione di specie protetta, quindi i gruppi CITES, e poi i carabinieri per la tutela forestale, che sono le stazioni forestali che entrano in contatto col cittadino, perché poi al centro di tutta questa nostra riorganizzazione interna c'è il discorso di offrire un servizio al cittadino. Ma poi abbiamo anche nel Comando Unità Mobili Specializzate i carabinieri per la tutela
del lavoro e quindi torna centrale il tema del caporalato, e questo per noi è un comando storico, il comando tutela del lavoro, e poi il comando tutela, carabinieri tutela della salute, che appunto crea un sistema carabinieri per contrastare questi fenomeni. Questi comandi specializzati poi lavorano con il raggruppamento operativo speciale, che ha come mission quella del contrasto alla criminalità organizzata nazionale, ma anche transnazionale. Prima il dottor Pergolizzi citava appunto questi rifiuti che vanno in giro e ovviamente nel loro peregrinare peregrinano anche all'esterno dei confini nazionali. E come dall'esterno dei confini nazionali arrivano sul nostro territorio, cioè i rifiuti viaggiano. E quindi ecco perché è necessario, vado un po' a braccio anche per parlare per differenza, ecco la necessità anche di mettere in campo degli strumenti di cooperazione di polizia internazionale. Le nostre attività sempre più spesso le svolgiamo in cooperazione con Interpol, con Europol, con l'OLAF. Si è fatto prima riferimento al finanziamento che arriva appunto alle aziende agricole, e c'è tutto il tema delle frodi, delle truffe ai fondi dell'Unione Europea con la creazione di aziende agricole fittizie, perché un tema centrale che qui è stato appunto menzionato è quello della falsa documentazione. È molto semplice percepire il finanziamento pubblico, perché il sistema del finanziamento pubblico che arriva alle aziende agricole si basa su richiesta, e poi c'è una verifica che spesso e volentieri si basa solo con una verifica documentale e non fattuale, quindi nell'andare a verificare che veramente quell'azienda agricola ci sia, che veramente quei dipendenti ci siano. Il caporalato che è stato menzionato è centrale nelle organizzazioni criminali. Intanto perché con il caporalato io controllo delle persone, quindi do una dimostrazione di forza, perché io ho la possibilità di impiegare nei terreni, e questa del Veronese è una zona dove di terreno agricolo ce n'è tanto. Pensiamo alla viticoltura, alle coltivazioni di olivi, all'allevamento, quindi possibilità di impiego di manodopera ce n'è. Tant'è vero che noi proprio in questo settore abbiamo condotto un'operazione, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona insieme al Comando Tutela per il Lavoro, abbiamo fatto un'operazione nell'est veronese che lei citava poco fa, sul caporalato. Abbiamo arrestato delle persone dimostrando che sfruttavano il lavoro di extracomunitari nei campi, e soprattutto di persone che erano comunque tutelate perché erano appunto dei profughi. Quindi oltre al danno, la beffa di sfruttare queste persone. Ma il caporalato, quindi l'attrazione di questa manodopera illegale, ci pone poi anche delle altre tematiche, perché per quanto riguarda questo territorio, per la maggior parte parliamo di soggetti extracomunitari. E quindi un problema di presenza di extracomunitari che suscita tematiche di ordine e sicurezza pubblica, anche tematiche di altra natura e di altri interessi che noi andiamo ad approfondire. Pensiamo anche al tema del pericolo radicalizzazione, poiché essendo extracomunitari chiaramente anche questo è un tema sul quale spesso siamo dovuti intervenire sotto il profilo informativo. Ma il caporalato appunto è uno di quei segnali che ci dà il controllo del territorio. Prima sentivo proprio il giudice Caselli che parlava di dei danneggiamenti, del furto di materiale agricolo, dei mezzi agricoli. I mezzi agricoli sono molto costosi. Pensiamo all'agricoltura 4.0, quindi sottrarre da un'azienda agricola dei trattori o renderli non funzionanti, danneggiarli, incendiarli, è sicuramente un danno importante. E proprio ieri sera stiamo approfondendo, a seguito dell'incendio di un capannone agricolo che si è verificato nel territorio veronese, perché verosimilmente il capannone non prende fuoco da solo. E quindi un chiaro segnale, perché l'azienda agricola non è solo
E io questo lo voglio sottolineare, come l'agromafia e l'ecomafia, giustamente l'avete messa insieme nello stesso titolo. L'azienda agricola non è solo un vettore per gestire manodopera illegale e quindi il caporalato, non è solo un vettore per acquisire illecitamente finanziamenti dell'Unione Europea, ma è anche un vettore per avere dei terreni a disposizione dove spargere dei rifiuti, perché non c'è solo il tema dei capannoni, non c'è solo il tema del sotterramento, c'è anche il tema dello spargimento nei terreni agricoli di rifiuti trattati, tra virgolette, abbiamo sentito, con documentazione che chiaramente può essere facilmente falsificata, e quindi il tema dello smaltimento illecito dei rifiuti è sicuramente un tema centrale. Per rimanere nei tempi, dico semplicemente che anche nel settore dei rifiuti, proprio il sistema che è stato individuato, cioè quello della documentazione falsa, se ne è parlato, e del mediatore, il mediatore che si occupa di trovare i luoghi e dove stoccare i rifiuti, ha dato la stura ad un'operazione di servizio che abbiamo condotto anche qui nel Veronese. Cioè c'era un mediatore che si occupava di trovare capannoni dove stoccare rifiuti. Ma la cosa simpatica, di differenza di quanto abbiamo citato, è che questi rifiuti arrivavano dal sud, cioè dalla Campania, venivano portati in Veneto per essere stoccati all'interno di questi capannoni, che verosimilmente avrebbero fatto la fine di tanti capannoni del Veneto che poi a un certo punto venivano, come giustamente ha ricordato lei, venivano incendiati. Quindi c'era un mediatore che si occupava di trovare capannoni, veniva retribuito in nero per questa sua attività e arrivavano rifiuti pericolosi che venivano accatastati in questi. È chiaro che si pongono molti temi. Voglio così parlare, per citare un tema del controllo, il controllo che non deve essere solo delle forze di polizia. Io fortunatamente nella legge 231 del 2001, quella della responsabilità penale per gli atti amministrativi, quindi delle aziende, sono stati introdotti come reati o presupposti i reati di matrice ambientale, e questo chiaramente dà a tutti gli organi di vigilanza interni alle aziende un ruolo importante di barriera verso condotte illecite. Certo che i margini di cui parliamo e i volumi di affari, citato dottor Caselli, sono chiaramente volumi importanti e che fanno gola. Tutte e due queste operazioni che noi abbiamo potuto condurre sul territorio sono state possibili perché i cittadini si sono rivolti alle stazioni carabinieri e hanno segnalato. Quindi centrale è il ruolo di una cittadinanza attiva che trova sicuramente nei nostri comandi di stazione dei punti di ascolto. Non ci saranno le competenze, perché chiaramente per fare un'attività investigativa di questa portata è necessario avere delle competenze giuridiche e la possibilità anche di muoversi a livello interprovinciale e a volte anche al di fuori dei confini nazionali. Però ci sono i punti di ascolto. L'Arma dei Carabinieri è una struttura molecolare presente sul territorio. Quindi noi abbiamo la capacità di raccogliere le segnalazioni e canalizzarle all'autorità giudiziaria e ai comandi che hanno le competenze per fare le indagini. Questi comandi che io all'inizio ho citato hanno competenze reali, quindi in ogni parte del territorio nazionale noi possiamo garantire una risposta efficiente ed efficace. Concludo per rimanere nei tempi, ecco. La ringrazio molto anche perché lei mi dà la possibilità di segnalare che sul sito di Avviso Pubblico, scusate la pubblicità, però è importante, c'è una sintesi della relazione che ha fatto la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti con riferimento agli incendi, di 239 eventi incendiari in tutta Italia negli anni 17, dal 2017 al 2019, la grande maggioranza avviene al nord. E con quel fenomeno che il comandante ha descritto, che noi ignoriamo spesso, che vengono portati i rifiuti dal sud al nord e incendiati qua. Gli incendi sono per definizione reati spia. Quando succedono dobbiamo sempre andare a vedere, perché è difficile che si incendino 20 camion assieme o che prendano fuoco
mezzi agricoli o capannoni nelle forme. Ecco, quindi invito tutti quelli che ci ascoltano, quando ci sono segnalazioni di questo, di fenomeni di questa natura, non abbia, meglio segnalare una cosa in più che una cosa in meno. Poi accerteranno i carabinieri o le forze dell'ordine, o più in generale se ci sono delle responsabilità. Dico questo perché intanto presuppongo che la regia abbia messo in moto questo primo intervento e ringrazio Paolo Ferrarese che ha fatto una breve intervista, eccola qua. E ringrazio anche Alex Vantini, dicevo prima, l'ho citato prima, per l'intervento fatto in preparazione al seminario che è stato pubblicato sul Corriere del Veneto qualche giorno fa. Io direi sentite questo intervento, intanto preparatevi ad intervenire, segnalatemi la disponibilità sulla chat, io vi darò la parola e gli ultimi 10 minuti, 7-8 minuti li lasciamo a Pergolizzi, Caselli e se crede al comandante. Prego, via il video. Direi dicendo che le cose che ci preoccupano sono anche quelle legate a un certo tipo di organizzazione che riguarda famiglie indiane, cioè un certo numero di aziende, più di 100 per quanto riguarda la provincia di Verona, che vanno ad affittare aziende agricole da proprietari italiani per poi utilizzarle nella coltivazione degli ortaggi. Sembra non essere però questo il loro obiettivo. Più che altro si tratta di un sistema per organizzare lavoro clandestino in arrivo dall'India, dando a questi signori la possibilità di avere un lavoro e spesso anche un'abitazione in cambio di uno stipendio orario assolutamente molto ma molto basso. Noi come organizzazione professionale abbiamo a cura che queste organizzazioni vengano ad essere controllate e eventualmente cessate, proprio perché svolgono una concorrenza assolutamente sleale nei confronti degli operatori che in agricoltura si occupano dal punto di vista professionale, seguendo tutta una serie di burocrazie più o meno buone, ma che comunque per quanto ci riguarda sono obbligate. Invece sembra proprio che per quanto riguarda loro ciò non esista. Altro filone al quale noi prestiamo da tempo molta attenzione e che da tempo abbiamo segnalato agli organi interessati, naturalmente ciò l'abbiamo fatto anche per il primo di quanto detto prima, riguarda le cooperative che si occupano del lavoro, di somministrare lavoro. Ora, non è detto e non è vero che debba essere l'agricoltore ad occuparsi di vedere se queste cooperative sono in ordine con l'aspetto contributivo, se sono in ordine con la legge sul caporalato, se sono in ordine con tutte le altre leggi che regolano il lavoro in agricoltura. E sempre più spesso le aziende sono invece obbligate a ricorrere a queste cooperative proprio perché, soprattutto per quanto riguarda le grandi raccolte, la manodopera nazionale ma anche d'estera, complice anche la questione che riguarda il Covid, è venuta a mancare. Queste cooperative svolgono un'azione molto spesso non in linea con le leggi nazionali e molto spesso hanno anche una sede legale all'estero per evitare che ci possano essere nei loro confronti dei controlli. Queste cooperative inoltre naturalmente sfruttano le persone che veri soci della cooperativa non sono, ma sono subalterni pagati molto molto poco e senza nessuna copertura contributiva vanno a svolgere mansioni che proprio mettono a rischio loro, ma mettono a rischio anche il datore di lavoro, l'agricoltore, che dal punto di vista della legge sul caporalato ha le stesse responsabilità rispetto al presidente e al direttore della cooperativa stessa. Ecco, avete sentito, mi pare ci siamo? Ci siamo collegati tutti, sì? Sono state sollevate due questioni che sono perfettamente coerenti con il nostro discorso. Ovviamente non tutte le cooperative svolgono il lavoro in questi termini, ma sappiamo che alcuni usano la forma cooperativa per fare delle vere e proprie intermediazioni di manodopera in termini illegali. E il fenomeno che è stato prima citato da Paolo Ferrarese, che è componente della nostra consulta ed è stato presidente di Confagricoltura di Verona e attualmente ha incarichi di responsabilità a livello regionale, sono temi sui quali magari poi Pergolizzi e Caselli, se vorranno commentare,
lascio loro la parola. Io non ho visto, almeno a meno che non mi sbagli, altri segnali di intervento. Però vi chiedo... Roberto, Laura Ferrin in chat chiede. Ecco, benissimo, allora mi sono distratto un attimo, chiedo scusa a Laura, le do subito volentieri la parola. Grazie. Grazie, sì, avevo, non voglio aggiungere molto perché le relazioni che mi hanno preceduto sono state molto precise, esaustive, eccetera, ma però in quanto diciamo rappresentante del mondo agricolo credo che dobbiamo entrare nel merito per capire, perché io devo dire che sono un po', mi faccio anch'io la domanda come tanti, che fare di fronte a questa situazione qua, no? L'ha detto prima anche Roberto, e quindi dobbiamo dare delle risposte. Allora, l'ha detto anche il dottor Caselli che le mafie guardano con molta attenzione i beni che non si svalutano, e l'agricoltura è uno di questi beni. E soprattutto terreni, per quanto riguarda i terreni vitivinicoli, ma anche il settore zootecnico, come abbiamo visto, da tempo sono nel mirino delle associazioni mafiose, e perché possono rappresentare uno dei maggiori investimenti per le aziende. E a testimoniare questo fatto appunto sono le diverse inchieste che hanno portato alla luce i vari tentacoli delle mafie sulle campagne italiane, perché appunto l'agricoltura è molto appetibile, ma non soltanto per le organizzazioni criminali italiane. Allora, noi come CIA cerchiamo di dare delle risposte mettendo in campo, perché per quanto ci riguarda abbiamo diciamo un modo limitato per intervenire, ma comunque però magari facendo rete eccetera possiamo anche fare molto di più, ma comunque come organizzazione abbiamo messo in campo dei controlli molto rigidi e severi per quanto riguarda le operazioni che vengono fatte diciamo in sede. Monitoriamo la situazione patrimoniale e si valutano i curriculum dei privati e delle aziende che vogliono investire ingenti somme sul nostro territorio, e quindi in qualche maniera cerchiamo di essere presenti, senza contare il fatto che comunque bisogna fare anche cultura diciamo della legalità attraverso i nostri associati. E l'altra cosa che volevo mettere in rilievo è appunto quella della manodopera. Diceva 6 anni fa ancora Guido Papalia, allora procuratore capo di Verona, che a Verona esiste un forte bisogno di manodopera che viene soddisfatto ad organizzazioni criminali. Lo diceva anche prima di 6 anni fa, per quello che dire. Esse creano imprese cooperative che lavorano in subappalto o forniscono lavoro nero. È un tema che ha messo in rilievo anche Ferrarese prima di me, che comunque vale la pena di sottolineare. E in Veneto, e in particolare nelle province di Verona e di Vicenza, sono in alcune enclave territoriali insediate nel corpo vivo della società locale e tradizionalmente cercano di trarre vantaggio da situazioni di cattiva regolazione e di crisi e mafia. Questo sistema si ritaglia un ruolo regolando a modo loro il mercato, a modo suo il mercato del lavoro, oppure, come è stato accertato da recenti inchieste anche in Veneto, presidiando gli snodi del commercio come il trasporto e i mercati ortofrutticoli. Ma quello che emerge soprattutto dall'inchiesta della magistratura non è tanto spia della presenza mafiosa, e questo vorrei sottolinearlo, ma del riprodursi di un sistema che concepisce lo sfruttamento lavorativo come componente essenziale per la sua riproduzione. La rappresentazione del caporalato come espressione della criminalità mafiosa lascia sullo sfondo le pratiche e le responsabilità di tanti che si tengono lontani dall'essere mafiosi o definiti tali.
Proprio lì dove le condizioni di sfruttamento del lavoro agricolo vengono imputate all'azione di gruppi criminali, c'è una lunga lista di figure che ciascuno nel proprio campo di azione perpetua forme di ingiustizia sociale. E attraverso queste complicità quindi si realizza una precisa modalità di organizzazione del lavoro alla quale partecipano spesso l'agricoltore, le cooperative agricole, talvolta anche le cooperative incaricate dell'accoglienza dei migranti, le catene di supermercati, i responsabili delle piccole e grandi aziende di trasformazione e distribuzione di prodotti, e infine il singolo cittadino che con i propri acquisti legittima questa forma di produzione e sfruttamento. Quindi, come si vede, è una catena, diciamo, un circolo vizioso che bisogna tenere presente. Io non voglio dilungare, volevo soltanto mettere in evidenza, diciamo, questi punti, non voglio dilungarmi oltre perché ci saranno altri che fanno intervenire, volevo soltanto dire che accolgo la proposta che ha fatto Roberto Fasoli, quella di trovarsi, cioè di mettere insieme un incontro per tra organizzazioni agricole, eccetera, tra associazioni di categoria, per vedere se possiamo applicare anche a Verona alcune fasi del progetto che è stato messo in piedi a livello nazionale, quel protocollo che dicevi tu. E quindi, per quanto ci riguarda come Confederazione Italiana Agricoltori, noi siamo disponibilissimi, perché crediamo che solo lavorando insieme, mettendo insieme le forze, si possa... Grazie. Dare anche delle risposte. Chiedo scusa, chiederei a tutti quando parla qualcuno di verificare di avere i telefoni spenti perché si sentiva un rumore di fondo che disturbava un po' l'intervento di Laura Ferrin. Chiederei a tutti di essere, vi chiedo scusa, abbastanza stringati perché vorrei anche, ci sono delle domande in chat che io devo tenere più sguardi attivi. Altri che intendono intervenire, non ho segnali però. Prego, siate sintetici in modo che possiamo far parlare tante persone, se possibile. Intanto rivolgo una domanda ai relatori, a nome per conto di Rossella, che dice: quali indicazioni danno i relatori per la prevenzione? In parte sono già state dette. E poi fa una domanda da $1,5 milioni o di euro, se volete: come rendere più conveniente il rispetto della legge, che non è una robettina, è una roba pesantissima, però... È evidente che noi dobbiamo mostrare che essere virtuosi non è da scemi, ma è conveniente per tutti, perché sennò qua diventano anche in certi messaggi televisivi furbi e fighi quelli che fanno i soldi a prescindere da qualsiasi comportamento. Poi hai voglia tu di dire che recuperiamo con l'educazione. Non vedo, non so se Riccardo ha altre persone che hanno segnalato l'intervento, ma io purtroppo sto guardando la chat, non ne vedo. No, mi sembra al momento no, vedo che è apparsa in video Rossella, non so se vuole aggiungere qualcosa su questa domanda direttamente. Io ho letto le due cose che lei ha scritto in chat e penso di averle comprese con il loro significato. Grazie, e sono stata sintetica per dare spazio alle risposte. Poiché è molto importante, come diceva anche, come hanno ribadito i due primi relatori, dare spazio alla prevenzione, chiedevo di entrare un po' più nello specifico, nell'operatività. Già state facendo molto con voi di Avviso Pubblico e della Camera di Commercio, ma se possibile altre associazioni potrebbero cooperare proprio concretamente. Grazie moltissimo. Benissimo, forza. Io ho stringato tutti i tempi perché temevo una perturbazione di interventi, ma invece vedo che siete tutti, spero che siate tutti convinti e silenziosi perché soddisfatti. Ma no, no, il silenzio a volte induce a pensieri non sempre univoci. Beh, allora, sentite, siccome non è che dobbiamo soffrire, io direi se vogliono i relatori dare intanto una prima risposta a questi quesiti che sono stati posti, a questi interventi, avete già sentito, mi permetto di riprendere un attimo il discorso che faceva Laura Ferrin sul fatto che il caporalato non è solo
un elemento di malaffare legato alle organizzazioni mafiose, ma è un modo di comportarsi, anche di l'idea che il profitto va estratto come, comunque, dovunque, senza regole, senza, e qua ci sono molte complicità anche da parte di chi consuma, a volte di chiudere gli occhi. Quindi l'azione di preparazione culturale, di prevenzione, è molto complicata, me ne rendo conto. Poi se faremo o no questo tavolo, ovviamente noi siamo disponibili, dipende dalle associazioni, dipende dalle organizzazioni sindacali. Io penso che la Camera abbia un interesse a provarci, almeno a sedersi tutti attorno a un tavolo. Chiedo ad Antonio Pergolizzi e a Giancarlo Caselli se vogliono commentare questi due primi interventi. Al comandante se ha delle cose da aggiungere. Se nel frattempo qualcun altro intende intervenire, lo faccia sapere, se no io direi, siccome la conclusione è prevista per le 17, mi pare, Riccardo, che siamo abbastanza a posto nei tempi. Poi vorrei dirvi che le cose di cui abbiamo parlato prima, gli articoli a cui ha fatto riferimento Antonio Pergolizzi sul suo blog, i libri che lui ha scritto, i libri che ha scritto Giancarlo Caselli, tutte cose che noi possiamo fornirvi come indicazioni che ci saranno sul sito della Camera di Commercio. I documenti di cui parlava prima il dottor Papalia, che sono ricavabili dal sito dell'osservatorio, il protocollo di cui parlavo io, sono tutte cose che possiamo mettere a disposizione e che utilizzeremo se, come io penso e spero, andremo avanti in questo tipo di lavoro. Ovviamente oggi non avevamo la pretesa, sarebbe stato assolutamente velleitario, di chiudere nello spazio di un webinar il tema delle agromafie e delle ecomafie, perché è un tema infinito, però credo che, ecco, anticipo una mia valutazione assolutamente mia personale, mi pare che siano state messe delle buone premesse per fare un ragionamento anche, come diceva adesso Rossella nel suo intervento, con uno sguardo all'operatività possibile. Antonio, Giancarlo, magari in ordine inverso, sì. se volete, oppure come volete voi, chi vuole intervenire prima per commentare, comandante, se, prego. Se il giudice vuole intervenire, se no vado. Vai già che stiamo parlando. Ok. No, dico, tutto il mio intervento è stato impostato appunto sul valore della prevenzione. Noi abbiamo probabilmente dal punto di vista normativo la migliore legislazione antimafia del mondo. Adesso dal 2015 abbiamo anche una legislazione di tutela penale dell'ambiente all'avanguardia, che probabilmente non ha uguali nel resto d'Europa. Quindi da questo punto di vista, dallo zero da quale siamo partiti, visto che la prima norma, il campo dei rifiuti del 97, e dal 2015 abbiamo diritto ambientale, sicuramente dei passi in avanti sono stati fatti. Dove bisogna invece lavorare alacremente sul piano della prevenzione? Come? Puntando essenzialmente sulla conoscenza dei meccanismi. Come ho già detto, le mafie e i vari network criminali offrono servizi laddove si aprono degli spazi. In campo ambientale, purtroppo, la frammentarietà, la complessità dei temi consentono molte aperture di spazi, consentono molte contraddizioni e sono terreno fertile per il malaffare. Le emergenze, le inefficienze sono il terreno fertile per il malaffare. Inefficienze e l'emergenza. Molto spesso emergenze montate ad arte per diventare risposte facili da parte di coloro che hanno posto le premesse per le stesse emergenze. Quindi, cosa possiamo fare? Puntare tutto sulla prevenzione. Dobbiamo togliere gli spazi migliorando la compliance, migliorando la regolazione del sistema. Quindi a livello di regolazione, diciamo attraverso una programmazione, come ho già detto, attraverso un approccio di sistema, attraverso una capacità di controllo che non sia puramente giudiziaria, ma sia capace di snellire i nodi. Perché un altro aspetto cruciale che mi è parso questi anni, che molti dei nodi che si vengono a creare sono funzionali a difendere delle rendite di posizione. E dobbiamo anche fare i conti con questa roba qua, dobbiamo togliere questi nodi, quindi cercare di efficientare il sistema per renderlo, più forte, più reattivo rispetto alle penetrazioni del malaffare. Mi si diceva, come rendere questo sistema conveniente? Dal punto di vista ambientale è quasi ontologico, nel senso che è chiaro che la legalità evita di consumare dei danni, quindi con dei costi sociali e ambientali inenarrabili, molto spesso nemmeno quantificabili. Quindi seguire in qualche modo le regole significa in qualche modo evitare costi sociali e ambientali inenarrabili.
però bisogna anche uscire, diciamo, dalla trappola, appunto, di considerare il mercato sempre come un luogo, diciamo, di conflitto, dove valgono sempre, come dire, la razionalità economica, che è una razionalità che ci insegnano nelle università, è una razionalità cinica e amorale. Quello che ci insegnano nelle università è che un essere economicamente razionale, se persegue il proprio interesse senza nessuna considerazione valoriale. Ecco, questo è un mantra che va assolutamente cambiato. Il mercato non è solo un luogo di conflitto, è solo un luogo di cinismo e amoralità, è anche un luogo di scambio, è un luogo di, diciamo, anche di solidarietà. Ecco, quindi se essere, come dire, legali e giusti dal punto di vista ambientale è anche conveniente, allo stesso tempo non bisogna enfatizzare con il tema della convenienza, che non tutto è, come dire, economia, e l'etica deve essere riportata al centro delle nostre azioni, come diceva Jonas, l'etica della responsabilità, soprattutto rispetto ad una società così industrializzata e così tecnologica, che è capace veramente di distruggere quelli che sono i limiti fisici e biologici dei nostri ecosistemi. Quindi ancora di più, ancora meglio in un contesto come il nostro, diciamo un'epoca, diciamo, in cui la tecnologia è in grado di fare qualunque, senza un'etica della responsabilità non andiamo incontro a rischi che sono molto molto gravi. Grazie. Io prima di dare proporrei che di chiudere fosse Giancarlo Caselli. Chiederei al comandante sulle cose che ci ha detto Paolo Ferrarese nel suo intervento, di queste situazioni di persone che si associano, ecco, voi avete contezza nella provincia di Verona? Adesso non le chiedo di rivelare ovviamente cose coperte dalle indagini o dal segreto, come si dice, che compete le attività investigative, però ecco, questa realtà, sicuramente del caporalato ci ha parlato prima, di questa esperienza c'è conoscenza in provincia di Verona? Della presenza di indiani in campagna, la prima parte che ci diceva, perché ripeto, c'è un duplice interesse rispetto alla presenza di soggetti extracomunitari: un interesse legato a un'impresa illecita con degli sfruttamenti, questo è il problema, ma anche, diciamo, approfondimenti di altra natura informativa, quindi sicuramente siamo a conoscenza. Per il problema delle cooperative invece, qui per tutto quello che sappiamo, ci sono le cooperative e operano nelle maglie delle capacità che le norme gli consentono di fare, insomma, ecco. Ecco, io però suggerirei, lo dico prendendo spunto dall'intervento di Ferrarese, che laddove si conoscano situazioni di questo tipo, naturalmente non c'è niente di contro le persone che vengono da altri paesi, c'è contro quelli che si costituiscono in forme malavitose per fare gli interessi privati di qualcuno e vengono magari sfruttati o addirittura schiavizzati. Ecco, segnaliamo queste cose alle forze dell'ordine perché si possa farne luce al più presto. Quindi grazie ancora per la sua disponibilità. Anche perché il tema non è solo quello del caporalato, certo, ma anche soprattutto dell'indebita percezione di finanziamenti, perché i finanziamenti dell'Unione Europea arrivano alle aziende agricole, poi non è detto che queste aziende agricole debbano essere gestite da cittadini italiani, e quindi si può trovare anche di fronte a aziende fittizie, come è capitato nel nostro territorio, costituite da persone che non sono neanche italiane, non esiste neanche l'azienda agricola. E se uno non va sul posto fisicamente ad effettuare il controllo, cioè il controllo cartaceo è assolutamente regolare, quindi queste sono persone che non hanno condizioni ostative previste dalla norma, eccetera eccetera, ma andando sul posto l'azienda non c'è, certo. E parliamo di milioni di euro di contribuzione, quindi il tema è veramente articolato, perché passiamo dalla tutela dell'ambiente al lavoro, come vedete, e poi sono tutti fenomeni tra loro assolutamente interconnessi. Grazie. No, ma grazie mille. Volevo dire, dando la parola a Giancarlo Caselli, vorrei dirgli che per ricompensare... Roberto? Sì.
Magari prima di chiudere, vedo che Roberto Simeone vuole fare una domanda in chat. Ah, bene, 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 perché io, cioè io ho tre cose aperte, il telefonino, la chat, la dittina. Tranquillo, tranquillo. Quindi fai bene a dirmelo. Simeone, velocissimo. Buongiorno, sono telegrafico. Niente, io si parlava di prevenzione, no? Io faccio una domanda, spero che non sia una domanda sciocca, però da parte delle aziende, di chi ha attività, quando sappiamo come si avvicinano queste persone di associazioni mafiose che cercano mai di entrare nell'azienda, cercano di entrare nei negozi, si avvicinano sempre in tono amichevole. Io dico, da parte dell'esercente, da parte del titolare di un'azienda così, c'è possibilità di poter anche prendere informazioni sempre in privato? E questo intendevo, cioè capire con chi ha a che fare, per la persona con cui sta trattando, anche se apparentemente può sembrare una persona disponibile e diciamo con buone intenzioni. Ecco, allora lascerei rispondere a Giancarlo Caselli, il quale vorrei dire che per suo desiderio vi possiamo segnalare, grazie alla collaborazione con Antonio Pergolizzi, ben due libri di strumenti per pensare. Uno si chiama Un approccio globale ai sistemi complessi, edizioni scientifiche Mondadori, e l'altro è più recente, si chiama Daniel Dennett, Strumenti per pensare, quindi ecco, della Raffaello Cortina. Quindi abbiamo fatto anche un'operazione bibliografica a sostegno della curiosità di Giancarlo Caselli. Poi lo dico scherzando, anche per alleggerire, visto che da due ore siamo assieme. Giancarlo Caselli, grazie ancora, grazie a tutti. Magari poi può dare lei risposta a questa domanda e magari dire alcune parole conclusive. Grazie mille. Casoli, lei non sa che ha aperto un'autostrada che mi porterà chissà dove? Perché vorrei prima di tutto provare a rispondere a quella domanda che lei ha definito da un milione di dollari o forse di euro. Un milione di euro, basta. Una signora, o signorina, una ragazza, io penso, mi sembrava di immaginare dietro la voce che fosse tutto giovane. Perché giuro che non eravamo d'accordo, né Fasoli né questa ragazza che non conosco. Una cosa assolutamente imprevista che è capitata. Alla domanda che cosa fare per rendere conveniente la legalità, come voi avete dato dei titoli di libro, ecco la voragine che avete aperto il mio intervento, io faccio una marchetta, ne approfitto per certo, farmi. Certo, certo. Ho appena finito di scrivere e appena arrivato in libreria un libro insieme al mio collega e amico Guido Loforte, che si intitola, questa volta ce l'ho subito preso, lo faccio vedere, La giustizia conviene. È proprio in tema per quanto riguarda la domanda che è stata formulata. Sottotitolo, il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età. Ed è un po' quello che abbiamo appena sentito. Conoscere, approfondire, spiegare, convincersi. La legalità non è un fastidio. Uffa che barba tutte queste regole. Non è un qualche cosa che possiamo delegare soltanto alle forze dell'ordine, alla magistratura, e non alla finestra, come va, vada. Tanto a me in tasca non me ne viene niente. No, la legalità conviene perché studiando un po' le cose come vanno, si capisce, si convince, non ci sono dubbi, è dimostrabile anche cifre alla mano, e migliora la qualità della nostra vita. Andiamo al discorso mafie. E intrecciamolo col discorso corruzione e evasione fiscale. Sono 330 miliardi di euro all'anno il business complessivo. Una rapina clamorosa, un impoverimento colossale. Recuperare almeno in parte le risorse che questa illegalità economica ci rapina quotidianamente. E cosa significa fare del bene a noi stessi? Significa avere delle prospettive di vivere meglio. Ecco che la giustizia e la legalità convengono. E non sono parole vuote, ma partendo da questo presupposto, magari anche leggendo il libro, per carità, può fare. Perché sono assolutamente d'accordo con chi ha detto che la prevenzione significa soprattutto approfondimento e conoscenza. Anche perché quando si tratta di mafie, quindi anche di agromafie, o di malaffare organizzato in generale, scontiamo da sempre, ma di questi tempi in modo particolare, un limite culturale pesante.
E parlare di questi problemi soltanto quando c'è un'emergenza, cioè un'emergenza di sangue che scorre per le strade, e non parlarne o addirittura dimenticarsene quando questi fenomeni non vanno sotto i riflettori, perché se ne stanno quieti, fanno i loro affari senza fare notizia più di tanto, emergenziali. Ecco, parlare di questi problemi soltanto quando scorre il sangue, soltanto quando fanno notizia, soltanto quando c'è un'emergenza, significa dimenticare la realtà, che sono in realtà un sistema criminale che inquina l'economia, che fa sì che la legalità si conviene per quanto si riesce a realizzare di contrasto, di argine a questa illegalità economica dilagante, che è una rovina per il nostro paese, per ciascuno di noi che della comunità fa parte. Allora ecco, investire maggiori risorse, soprattutto intellettuali. Qui vi è comodo di nuovo il libro sugli strumenti per pensare di Pergolizzi, che è stato esplicitato nei suoi estremi. Per superare la logica del racconto emergenziale, della reazione emotiva alla notizia di cronaca. Attenzione, non si tratta soltanto di stimolare il dibattito pubblico o un'attenzione più continuativa, pronta a registrare progressi o arretramenti nelle diverse dimensioni di lotta al caporalato, all'illegalità, alle forme di criminalità organizzata più in generale, ma anche di adottare più estesamente azioni di tipo informativo e formativo, quindi preventive, rivolte ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza generale su questi fenomeni. Il rovesciamento, vero e proprio rovesciamento, la violenza ai principi costituzionali che il caporalato e le altre forme di illegalità che abbiamo ricordato causano, determinano, fa sì che si possa dire che è estremamente opportuno che queste iniziative culturali abbraccino il mondo della scuola, anche nel quadro della nuova disciplina dell'educazione civica, la quale più che nel passato valorizza il rapporto tra programmi scolastici, territorio, terzo settore, e quindi un ampio spazio, ci sono ampie possibilità perché la prevenzione si eserciti in radice anche per quanto riguarda la formazione culturale, l'informazione dei ragazzi. Ecco, io mi fermerei qui, credo. Io veramente ringrazio Giancarlo Casello, ringrazio anche della segnalazione del suo libro, che era quanto mai opportuna. Io che ringrazio voi per non avermi chiuso l'audio. No, non abbiamo chiuso l'audio, anzi, invece volevo approfittare, poi lascerei a Borghero chiudere definitivamente, per ringraziare a livello personale, a nome anche di Avviso Pubblico, ovviamente Antonio Pergolizzi, Giancarlo Caselli, Pietro Carrozza, a voi che ci avete ascoltato per 2 ore, vi prego di credere che 60 persone collegate per 2 ore sono un risultato notevolissimo con i tempi che corrono. Credo che abbiamo messo tanta carne al fuoco, segnalato delle buone cose da leggere, dei siti da andare a visitare. Ringrazio molto anche personalmente la Camera di Commercio per l'aiuto anche fatto per organizzare questa trasmissione e anche per realizzarla nel concreto, perché è difficile tenere sotto osservazione tutti i punti. Adesso io penso e lascio a Riccardo Borghero chiudere a nome della Camera, che possa essere anche, questa è un'opinione mia, valutata, accolta, non so, ce lo dirà la Camera, questa sollecitazione di magari di trovare la prima occasione che ci sarà per farlo anche magari in presenza o collegati a rete, vedremo, per provare a sviluppare anche con i diretti interessati questi temi, trovando, come abbiamo fatto per gli altri argomenti, delle azioni concrete da poter sviluppare. Credo che si stia facendo un buon lavoro, questi 5 seminari ce lo stanno dicendo, la presenza vostra e l'attenzione delle istituzioni, delle forze dell'ordine, mi pare di grandissimo, grandissimo rilievo veramente. A te Riccardo la parola per chiudere tutto, io per parte mia vi ringrazio molto per la collaborazione. Grazie a te Roberto, direi bravissimo moderatore di questo incontro. Voi avete consigliato dei libri, io consiglio un paio di sempre webinar che ci saranno a breve organizzati dalla Camera di Commercio, che in qualche maniera, adesso non sto via a spiegare, ma insomma sono comunque collegati anche con i temi di oggi. Per chi ne ha voglia, giovedì 18 alle ore 17 avremo un incontro organizzato dal nostro comitato per l'imprenditorialità femminile, che si chiama Agenda 2030 Obiettivo 5 Missione Possibile, dove si parlerà di nuovi piani di azione e gli strumenti per imprese e professione anche legati al PNRR e quindi alla parità uomo-donna anche dal punto di vista imprenditoriale.
che mi sembra quindi molto interessante, e andando un po' più avanti, cioè andando al 25, oggi abbiamo parlato di agromafie e comafie, vediamolo nel senso positivo, un seminario che andiamo a fare il 25 alle ore 15 in collaborazione con Sole 24 Ore sulla sostenibilità in azienda, EcoBonus e Mobility Manager, quindi tutti i temi che tendono di vedere in chiave positiva tutta una serie di misure a sostegno, diciamo, dell'ecologia in generale. Trovate tutto naturalmente, i dettagli relatori eccetera, sul sito della Camera di Commercio e sui canali social della Camera di Commercio di Verona. Ringrazio tutti gli ascoltatori che pazientemente sono stati collegati, e alla prossima, arrivederci, buona serata a tutti. Arrivederci, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti e a tutti. Alla prossima, grazie davvero. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Thank you.